132. Il personale che ha votato invece, il personale tecnico amministrativo, è stato di 241 unità su 255, quindi in tutto si assegneranno altri 12 voti, ma sostanzialmente c'è un testa a testa su questo scrutinio. Invece sullo scrutinio, diciamo così, principale, c'è stato un testa a testa solo iniziale, ma dalla settantesima scheda in poi sostanzialmente ha preso il largo il professor Gianmaria Palmieri, che ho qui al mio fianco. Il professor Palmieri, lo voglio ricordare, è il direttore del Dipartimento Scienze Giuridiche. Un bel successo, professor Palmieri. Ma direi un successo personale, ma soprattutto un successo dell'Ateneo, che ha retto una prova così importante. Abbiamo discusso, abbiamo dialogato e alla fine abbiamo votato con una prova di democrazia che ha dato un risultato netto, anche sia pur nella considerazione dell'apporto anche del candidato che è stato a me opposto. Abbiamo superato questa prova come Ateneo e penso che lo spirito che lascia questa competizione elettorale per il futuro è quello di andare avanti in una prospettiva che il Rettore Cannata, al quale va il mio personale ringraziamento, ha costruito in questi anni, facendo un Ateneo così bello qui in Molise, costruendo un percorso in un momento adesso così difficile. Quello che ci ritroviamo è un patrimonio che va valorizzato, va conservato, va rinnovato, e penso che questa prospettiva del rinnovamento della continuità può essere il segno del futuro che ci attende. Dunque, rinnovamento della continuità, voi non potete vederle, tante persone, professori, studenti, personale tecnico amministrativo che ci circondano, per gente che ovviamente sta festeggiando, e insieme a queste persone, le tante persone che sono qui, festeggia anche il rettore Gianni Cannata, e anche la sua vittoria questa, un giudizio sul suo operato, l'operato durato 18 anni. È una vittoria dell'Ateneo, è una vittoria della democrazia dell'Ateneo. Io sono stato eletto rettore prendendo, diciamo, il testimone da un collega di giurisprudenza. Restituisco oggi a giurisprudenza il comando, diciamo, operativo della nostra esperienza dell'università. Lo restituisco a un collega giurista che quindi, come uomo di diritto, nell'apprezzamento che è stato espresso, è persona capace, onesta, istituzionale. E questo mi sembra una delle cose importanti con le quali l'Ateneo deve fare i conti, che in un momento difficile, come ha ricordato il collega e devo dire francamente l'amico Gianmaria Palmieri. Permettetemi che giornalisticamente dica solo due cose aggiuntive. La prima: quando io sono stato eletto ormai molti anni fa, avevano votato 64 persone. Oggi hanno espresso la loro indicazione in vario, diciamo, nei due componenti, 600 persone. Quando io sono stato eletto non ho avuto il privilegio di avere il voto del personale tecnico e amministrativo. Oggi ho il privilegio del personale tecnico e amministrativo e dei rappresentanti degli studenti. Permettetemi ancora di dire un'altra cosa, due cose. La prima: da domani mattina il professor Palmieri, fermo restando ovviamente il ruolo del mio correttore, ma mi affiancherà in tutto il periodo che ci separa fino al 31 di ottobre. Questa è una scelta ben precisa che vogliamo fare, per il motivo molto semplice che il 1 ottobre la macchina continua nella sua azione, e quindi è una scelta di metodo, di un affiancamento leale, collaborativo, denso, come c'è stato in tutti questi mesi. La seconda considerazione, permettetemi di chiudere, riprendendo l'articolo 1 dello statuto del nostro Ateneo, che dice al primo articolo e al comma secondo: l'università è un'istituzione laica, pluralista e libera da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico. Questo ragionamento l'abbiamo scritto insieme nello statuto rinnovato. Gianmaria Palmieri, sono certo, saprà onorare quello che c'è scritto nell'articolo costitutivo del nostro Ateneo, evocando un'altra parola importante che sta nella Costituzione della Repubblica Italiana,
ed è la parola importante, grave, ma della grande dignità, che dice autonomia. E questo è il segno di questa elezione.